Torino batte Iesi 7-4 a 6-7, seconda giornata di campionato dopo 18 anni, riapre Ruffini. Siamo con Stefano Pilastrini che, se non ricordo male, è stato quello che l'aveva chiuso 18 anni fa a Modena contro la Franco Rossa. Sì, ho già avuto modo di dire, per fortuna, dico, quella è stata ovviamente la chiusura di un'epoca straordinaria per Torino, però era un momento di discesa, infatti poi ha portato una chiusura. L'entusiasmo oggi mi sembra tutto un altro, vogliamo che sia un momento in salita e quindi un'apertura per trovare i fasti e la bellezza di questo sport, in questa splendida città, in un palazzetto rinnovato, quindi in un'atmosfera completamente diversa. Speriamo che sia bene, di buon augurio, di buon auspicio. Sapevamo ovviamente tutti delle difficoltà iniziali che Torino poteva incontrare, ne avrà anche a regime ovviamente, non diamo niente per scontato, da assenze però chiave in ruoli cardini. Torino però si trova a 4 punti affrontando due squadre non proprio le ultime della fascia. A questo grazie al grande cuore della squadra e anche oggi credo grazie al grande aiuto del pubblico, perché nel momento in cui siamo andati sotto io non guardo in alto di solito, guardo in campo, però il pubblico si sentiva e l'aiuto che i giocatori hanno avuto per reagire in quel momento lì è stato importante. Ovviamente siamo in un momento in cui facciamo una grande fatica a giocare bene, abbiamo giocato in attacco molto su iniziativa individuale, abbiamo vinto grazie al fatto che abbiamo giocatori forti che sono in grado di fare, però possiamo fare meglio di squadra. E però quello che invece di squadra abbiamo fatto alla grande, come già nel secondo tempo di Fiorentino, è stato la difesa, perché la difesa ci ha risolto anche i problemi in attacco, perché le palle rubate ci hanno portato contro piedi facili, perché contro la difesa schierata facevamo veramente tanta fatica. Adesso abbiamo ancora un'altra settimana per lavorare, per diventare un po' più bravi a giocare insieme in attacco, mantenendo lo stesso atteggiamento difensivo, e quindi questo spero ci porti poi a continuare a vincere, che è una bellissima cosa. Sulla carta era evidente temere la coppia di lunghi Iesini, veramente di primo livello, Rocca e Maggioli. Noi avevamo forse dei problemi a marcare goal wide, che ha fatto il bello e il cattivo tempo fino a un certo punto, cioè è arrivato prima Chessa, poi Stoikov, hai alternato tutti, a un certo punto dal cilindro esce fuori un giocatore che forse non doveva neanche essere qui a questo punto, invece oggi, diciamo, a modo suo tra i protagonisti assoluti della partita. Parliamo di Kenneth Viglianisi. No, Kenneth è stato bravissimo e ancora di più, perché lui, che è un ragazzo molto emotivo e molto che tende a deprimersi, è entrato in campo, ha fatto subito una palla persa e un errore titubante, e invece lì ha avuto grande carattere. Questa è una cosa di grande crescita per lui, che si deve portare dentro, non si deve far condizionare dagli errori, perché può fare una partita straordinaria come lui ha fatto oggi, può essere decisivo, perché lui è già stato assolutamente deciso per la vittoria, anche se parti male, anche se fai un errore. Lui è stato bravo, non è andato in depressione, ha preso fiducia dalla cosa che sa fare meglio, cioè dalla difesa, ha messo un canestro da tre punti importantissimo, insomma è stato un fattore. Noi siamo contenti di quello che abbiamo visto oggi, di quello che abbiamo visto a Fiorentino, una squadra nel vero senso della parola, dove tutti si aiutano, dove gli inserimenti sono stati anche in corsa ma efficaci. Oggi abbiamo visto un Mancinelli diverso da Fiorentino, perché la squadra era diversa, oggi addirittura mancare Maggioli, forse mai nella vita ha fatto quel ruolo. Ma più che altro, sai, un Maggioli contro cui gli avversari hanno preparato la partita, quindi, e lui invece ancora non è dentro i meccanismi di gioco, soprattutto con una difesa a zona come ha fatto Iesi, molto ben fatta, adattatissima sui nostri lunghi. E Valerio ha fatto tutto il precampionato con noi ed è riuscito comunque a trovare gli spunti, ha fatto una partita veramente di grandissimo spessore. Mancio ha più difficoltà, deve allenarsi con la squadra oltre che allenarsi individualmente, però è stato ugualmente molto importante, ha giocato con grande umiltà per un giocatore, per il capitano della nazionale, venire qui e accettare in certi momenti di non riuscire a fare le cose che tutti vedono, ma magari aiutare la squadra con le cose che magari la gente vede di meno, cioè un passaggio, un aiuto difensivo, un rimbalzo sporco, un qualcosa di che sembra scontato, ed è riuscito comunque ad aiutare la squadra. Quindi sono d'accordo con te che la squadra ha un grande spirito, un grande atteggiamento, e questo ci ha fatto vincere. Dobbiamo lavorare molto da un punto di vista tecnico, perché possiamo giocare molto meglio.
sul prossimo impegno non voglio coinvolgere dal punto di vista emozionale, che sicuramente non ne ha bisogno di coinvolgimenti, però volevo farti questa domanda. Abbiamo incontrato due squadre diverse tra loro, Fiorentina e Iesi, Biella è ancora un'altra squadra differente, una squadra dove farà invece della freschezza, dell'atletismo, dell'entusiasmo, presumo la sua arma migliore, oggi è in partita a Capodorlando la grandissima, quindi bisognerà probabilmente giocare ancora un terzo modo differente. Questo dimostra quello che poi è stato, io sono qui da un anno e un po', quella nostra caratteristica, noi dobbiamo giocare, cioè avere una nostra identità, noi dobbiamo giocare da Torino, non preoccuparci tanto di come giocano gli altri, ovviamente adattarci, prendere le contromisure per come loro giocano, ma non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare contro nessuno, dobbiamo avere un sistema di gioco duttile, quindi che è in grado di fare tante cose, però dobbiamo fare le cose di Torino, contro Biella, contro Iesi, contro Fiorentino, contro qualsiasi squadra, tutte le squadre che incontreremo, Verona dopo, dobbiamo cercare di imporre il nostro modo di giocare, di imporre la nostra pallacanestro. Ovviamente ci sono gli avversari che vogliono fare lo stesso, questo è il bello dello sport, di un campionato che mi sembra entusiasmante, sappiamo, io non so ancora i risultati di oggi, ma ieri sera Brescia è andata a vincere a Trento, che sembrava una delle squadre, è sicuramente una delle squadre emergenti, veniva da una vittoria schiacciante in trasferta, è un campionato così, quindi bene, adesso per noi l'abbiamo iniziato nel modo giusto e cerchiamo di un passo alla volta poi di continuare bene. Allora, passo dopo passo, noi seguiremo tutto questo stagione che speriamo sia divertentissima e soddisfacente per noi. Grazie Stefano. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao.